Il 2019 si conferma un anno drammatico per via dei numerosi infortuni mortali sul lavoro. La media a livello nazionale è di 3 morti al giorno e questo lunedì un'altra tragedia avvenuta a Brescia impone una riflessione seria su come prevenire queste morti che i sindacati non vogliono più chiamare bianche perché così innocenti non sono. La tragedia questo lunedì mattina, intorno alle 9:30 in via industriale nello stabilimento cittadino del centro siderurgico. A perdere la vita sotto gli occhi di un collega, un operaio di 51 anni, rimasto schiacciato da una bobina metallica di 15 tonnellate. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri e dell'ATS di Brescia, la vittima, insieme ad un collega che ha assistito impotente alla tragedia, stava lavorando allo spostamento della bobina quando questa lo avrebbe schiacciato con tutto il suo peso, uccidendolo sul colpo. A lanciare l'allarme i colleghi, la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto, insieme ai carabinieri e all'ATS, anche i vigili del fuoco. Sotto shock, il collega che era con lui, che è stato trasportato in codice verde all'ospedale Sant'Anna, sgomento e dolore tra i colleghi. L'infortunio è avvenuto a distanza di nemmeno 3 giorni dall'ultimo infortunio mortale che venerdì in Valle Camonica è costato la vita a Felice Cere, operaio di 58 anni di Berza Inferiore, rimasto schiacciato tra i rulli di un macchinario al quale stava lavorando. La salma, dopo l'autopsia dell'Istituto di Medicina Legale al Civile di Brescia, potrebbe tornare in Valle Camonica, a Berza Inferiore, questo martedì. Felice Cere viveva in via Carducci, vicino alla chiesa parrocchiale del paese. Lascia la moglie Sonia Testa e la figlia Milena. A Berza Inferiore era molto conosciuto e stimato e sarebbe andato in pensione tra meno di 3 mesi.